Forse dovevamo fermarli al primo centimetro di barba, al primo baffo arricciato, al primo risvoltino sopra la caviglia o al primo calzino dimenticato in fondo al cassetto. Ma non l'abbiamo fatto e al 91esimo Pitti ci troviamo ancora a parlare degli hipster in tutte le loro forme, declinazioni, bastoni da passeggio e crocchie sulla testa. Fino a venerdì Firenze diventa vetrina dello strano. Se ne accorge anche chi non lo sa che a pochi passi da lui si sta svolgendo il primo appuntamento dell'anno della moda maschile. Dopo Pitti, il diluvio, cioè le sfilate di Milano, anche se ora Nardella e Sala hanno deciso che per il bene del Made in Italy tra le due città modaiole verrà firmato l'armistizio, persino la collaborazione. Una vetrina che dentro la fortezza diventa preda di fotografi, fashion bloggers, curiosi. Il muretto davanti all'entrata principale è la statica passerella obbligatoria per chi vuol finire tra le foto più grandi sui giornali o in quelle cliccatissime sui blog dedicati. Importante anche l'atteggiamento. Sferzati dal vento ghiacciato, occorre non perdere l'aplomb della finta naturalezza. Il linguaggio del corpo deve esprimere che sì, indosso la prima cosa che ho trovato nell'armadio. Nota dolente, quest'anno lo sfondo del muretto è una danza di mocio, guanti e secchi per la pulizia. Potrebbero piovere metafore, ma ci fermiamo qui. Uguali davanti alla legge dell'anticonformismo, ugualissimi davanti al freddo. A parte qualche ibernato testimonial, abbiamo incontrato meno caviglie scoperte che in passato. Anzi, torna il cappotto, magari in lana elasticizzata, come quello di Angelo Nardelli, il giaccone copriforme o il parka tecnico. Erno Magma utilizza la lavorazione con vulcanizzazione che ne aumenta l'elasticità, quella inventata dal signor Goodyear per i suoi pneumatici. Performance, comfort, tailoring sono le parole d'ordine che emergono dai comunicati stampa. Tradotto, il capo cade bene addosso, è comodo, è fatto parecchio bene. In effetti, al di là dello scherzo, quello che si vede a Pitti sono soprattutto belle cose, classiche e sportive, ma anche super tecnologiche, come lo zainetto di Piquadro che si apre con una app, ti ricarica il telefonino e si illumina come le scarpe dei bambini. O le scarpe di RDP, come Del Piero, che è tra i soci, diventato famoso con gli occhiali in Ulmer, un particolare polimero flessibile e leggerissimo, ha lanciato una scarpa da ginnastica trasparente in PVC con fori e valvola che permette la traspirazione. Se è vero non lo sappiamo, dovremo aspettare l'estate. Intanto anche il calzino è tecnologico, persino antiodore.